appuntamento della settimana di Sprint to You, un appuntamento dedicato come sempre alla grande atletica, ai suoi grandi protagonisti. Siamo in una fase, diciamo, post mondiale indoor, pre-inizio della grande stagione all'aperto e sono veramente molto contento di avere con me questa sera un grande mezzofondista, uno dei tre grandi, ormai possiamo dire, mezzofondisti italiani del mezzofondo breve, Pietro Arese. Ciao Pietro, scusa se dico uno dei tre, insomma, poi raccontiamo perché, insomma, quello che è successo questo inverno. Benvenuto a Pietro, è stato già mio ospite l'anno scorso, comunque mi fa molto piacere. Ciao Pietro. Ciao, ciao Ferdinando, grazie dell'invito rinnovato. Vuol dire che a quanto Assolutamente. pare ti sei rimasto soddisfatto dell'ultima volta. Beh, sono rimasto molto soddisfatto. Poi raccontiamo anche alcune cose che sono successe nel frattempo, anche extra, diciamo, atletica. Insomma, anzi, lo raccontiamo subito anche perché vorrei che me lo ricordassi, perché ho questa memoria. In realtà, l'anno scorso, quando ci eravamo visti, c'era anche Enrico Spada, no? Avevi detto che comunque, insomma, a te piace comunque il mondo, diciamo, in qualche modo del giornalismo. E hai avuto un'esperienza, no? Uno o due, adesso non mi ricordo, anzi ricordamelo, no? Hai fatto il commentatore in un'occasione, no? Mi sembra, giusto? Sì, esatto. Sono stato ospite agli studi Sky Ah, ecco. già 3 volte in realtà. Ho Infatti. commentato sì, il World Indoor Tour di Boston l'anno scorso, la Diamond League di Bruxelles sempre l'anno scorso, mentre quest'anno di nuovo in occasione di Boston, no scusami, in occasione di New York sono andato a... Così, a fare, io mi autodefinisco il giullare perché c'è il commento tecnico, io sono l'ospite che ogni tanto dice qualcosa di, spero, divertente e quindi così, ogni tanto mi diletto anche in questa esperienza un po' off topic. Vabbè, comunque adesso, difatti non mi ricordavo bene perché poi seguendo tante cose uno poi. Però effettivamente, insomma, diciamo, una presenza in un contesto importante, insomma, commentare insieme a Nicola Roggero e Stefano Baldini, insomma, degli impegni. Ma come mai, una mia curiosità, non che tu non ne sia all'altezza, anzi, no? Cioè, poi mi ricordo anche nel corso dell'ultima intervista, insomma, sei una persona particolarmente piacevole da intervistare, ma come tu conoscevi Stefano, forse, Nico, cioè come sono arrivati a te? Insomma, sono tanti, insomma, gli atleti alla fine, no? Sì, beh, allora in realtà non ti so dire di preciso, nel senso che questa mia passione del giornalismo è sempre stata un po' dentro di me, ma è qualcosa che in realtà si è un po' assopita a un certo punto della mia vita, quindi non ho mai tirato veramente fuori, anche quando mi chiedevano, non so, dei miei hobby, eccetera, non l'ho mai fatto presente. E poi qualche anno fa in realtà è tornata, mentre ragionavo in un'intervista così, ho detto, eh sì, no, perché... Mi piacciono anche le telecronache, così. E quindi Nicola Roggero, ascoltando questa intervista, mi ha detto: Ah, ma se ti piacciono le interviste, allora scusami, le telecronache, allora se vuoi possiamo provare a invitarti e vedere un po' se ti piace, così vieni con me, Stefano, a commentare qualche gara. Poi lui mi dice sempre, giustamente, mi dice: Io preferirei che tu corressi. Lì nelle occasioni in cui dovresti venire a commentare, però se non dovessi gareggiare, allora puoi venire con noi. E quindi, vabbè, poi dalla prima volta, a quanto pare, sono rimasti quantomeno non delusi delle mie prestazioni. Quindi, ogni tanto mi dice: Guarda, che se vuoi, la porta è sempre aperta. Io, ecco, colgo l'occasione anche per ringraziarlo, perché comunque secondo me non è una cosa scontata. No, assolutamente, anzi, devo dire che, diciamo, un'ottima scelta, veramente, lo dico sinceramente, perché adesso, sembra banale perché sei qua, no? Però effettivamente, cioè, ma anche a me avevi particolarmente colpito per il tuo modo di parlare e per i toni che usi. Quindi, insomma, ovviamente, detta così, sembra che tu sia un atleta quasi alla fine della carriera, perché cioè, in realtà Pietro Riva ha solo 24 anni, quindi cioè, ha una carriera enorme davanti, quindi insomma, anch'io spero di vederti gareggiare, però
quella volta che per caso tu non ci fossi, mi farà piacere ascoltarti, fare i commenti insieme a Nicola Roggero e Stefano Baldini. Senti, raccontato di questo aneddoto, parliamo innanzitutto di questa stagione, poi parliamo della passata, che ha visto delle bellissime cose dopo che ci eravamo visti, diciamo, verso marzo-aprile. Comunque parliamo di questa stagione invernale, che direi che è andata molto bene. C'è stata questa famosa settimana incredibile in cui, ricordo, Pietro ha stabilito il record italiano dei 1500 indoor a Padova con 3:37 qualcosa, mi sembra, no? Sì, 03. Poi 3:37:03. Dopo sei giorni è stato superato dal suo compagno di squadra, che ho avuto il piacere di intervistare anche lui, Federico Riva, il cui record è durato per pochissime ore, perché diciamo il vecchio detentore Osama Meslek, che anche lui abbiamo avuto qua poche settimane fa, se l'è ripreso alla grande, perché poi dopo pochi giorni l'ha riconfermato. Ma tu, insomma, giustamente dici, ma come? Cioè, avevo fatto un record italiano, ma l'hanno tolto. Cioè, giustamente sei andato a fare una cosa ancora più grande, con tutto il rispetto, diciamo, chiaramente per il record italiano, e ti sei andato a prendere un record italiano sui 3000, che vecchio di 27 anni, quindi insomma una stagione alla grandissima, e poi comunque insomma hai fatto i mondiali indoor sui 3000, quindi insomma direi più che positiva questa stagione invernale. Ma adesso parla solo tu, perché ho parlato fin troppo io. Raccontaci un po'. Quello che posso dirti è confermare anche dal mio punto di vista il fatto di questa esplosione così di tempi, di risultati, è stato molto bello, nonostante magari uno possa pensare che io, avendo perso il record tre volte un giorno dopo l'altro, possa essere un po' così infastidito. In realtà non è così. Primo, perché come hai detto bene tu, sono riuscito a prendermene un altro, quindi tutto sommato è andata bene lo stesso. Poi scusa Pietro, una sola volta te l'hanno tolto in realtà, no? Perché poi le altre l'hanno tolto, certo, Federico. Certo, infatti. Però appunto, essendomene preso un altro, tutto sommato mi sono preso questo premio, tra virgolette, di consolazione, perché certo, di consolazione non è, dato che comunque era un primato che, come hai detto bene, durava da 27 anni, apparteneva a Gennaro di Napoli, che è stato due volte campione mondiale al coperto di quella distanza, quindi è stato così emozionante prendersi quel record. E detto questo, in realtà il discorso, secondo me, è un po' più ampio, nel senso che chiaramente questi risultati io li ho vissuti da vicino, in prima persona, perché ricoprono le distanze che corro anch'io. Però comunque adesso, correggimi se sbaglio, ma ci sono stati una cosa tipo 21 primati, compresi quelli fatti più volte, 21 primati italiani nella stagione indoor, che è qualcosa di allucinante. Tra Lorenzo Simonelli, Zainab Dosso, Mattia Furlani, c'è stata proprio un'esplosione che, parlando di 2024, così fa un po', mette di buon umore, perché adesso iniziano le gare quelle vere, e se la condizione di forma della nostra nazionale è questa, possiamo vederne delle belle agli europei a Roma e alle Olimpiadi. Detto questo, per chiudere il cerchio di questo discorso, è stato ulteriormente stimolante il fatto che, parlando adesso, poi se vogliamo, non so, se vogliamo fare una parentesi mondiali indoor, comunque io anticipo che assolutamente dobbiamo, per chi non lo sapesse, io ho terminato settimo sui 3000. Comunque, settimo posto tra i primi otto significa essere a tutti gli effetti un finalista mondiale, e il mio risultato giustamente è passato quasi inosservato, perché ci sono state le medaglie di Fabbri, di Dosso, di Simonelli, di Furlani, il quarto posto di Svea Gerevini, e potrei andare avanti così per mezz'ora a citare nomi e risultati. E il settimo posto a un mondiale, fino a qualche anno fa, sarebbe stato probabilmente il risultato del secolo. Invece adesso non dico che è un brutto risultato, però è qualcosa di
normale, no? Che è diventato un po' la normalità. E questo appunto è un gran bel segnale da parte dell'atletica. Assolutamente. A parte che mi fa sorridere, l'hai detto tu, però perché se l'avesse detto, non so, un giornalista, chiunque altro, avrebbe detto come? L'hai detto tu che sei un atleta, adesso inizia l'atletica vera. Cioè, non è, era un modo di dire, chiaramente, nel senso che non è che l'atletica indoor non sia atletica vera. No, certo, cioè, certo. Non l'atletica all'aperto, diciamo. No, no, sì, sì. Ovvio che un europeo in casa e un'Olimpiade, cioè, emotivamente valgono di più rispetto alla stagione al coperto, al mondiale indoor. Perdonami soltanto se aggiungo, siccome hai citato il quarto posto di Sveva Geravini, perdonami se aggiungo, ma ovviamente te lo ricordi molto bene, vorrei ricordare anche il fantastico quarto posto di Katalin Tekuceanu negli 800, certo. Che è veramente stato, secondo me, una cosa pazzesca. Hai detto bene, e anzi a questo proposito vorrei dire come qualche settimana fa ho intervistato Marco Lingua, che è un 45enne lanciatore del martello, che credo tu conosca, no, ovviamente, e ricordavamo come nel 2017 il suo decimo posto ai mondiali di Londra fu il risultato migliore, no? Questo per fare capire come fino al 2017 succedevano delle cose e come dal 2018, come tu stesso hai detto l'ultima volta, dal 22 giugno del 2018, quando Filippo Torto ha fatto il famoso record italiano, è cambiato il vento dell'atletica italiana, no? E quindi ovviamente, come dici tu, il tuo settimo ottimo posto ai mondiali di Glasgow per qualcuno è passato inosservato, non per me ovviamente, però insomma è stata tanta roba, dai. Comunque è stata comunque una bella gara, una gara entusiasmante per il pubblico di casa, chiaramente, per quello che è successo. Comunque raccontaci un attimino il tuo 3000 a Glasgow, le tue, insomma, come hai vissuto quella gara. Insomma, scusa, faccio solo una premessa: le gare indoor di mezzo fondo sono sempre molto 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 complicate, perché ci si prende a sportellate ancora di più che all'aperto. Raccontaci un po' cosa è successo, insomma. Allora, io partirei un po' da lontano, anche se prometto che sarò breve in questo preambolo, ovvero la decisione di fare il 3000 e non il 1500. Certo, bravo, te l'avrei chiesto. Sì, questo è dovuto al fatto, per due ragioni in realtà. La prima è stata una motivazione prettamente tecnica di allenamento. I mezzofondisti durante l'inverno fanno più volumi, fanno meno ritmi, quindi chiaramente si è più portati ad essere performanti su delle distanze un po' più lunghe che impegnano più il sistema aerobico rispetto a quello anaerobico. Certo. Quindi vedendo un po' gli allenamenti che sono stati fatti durante l'inverno, se mi avessero chiesto proprio a foglio bianco scrivi tu la disciplina che vuoi fare, il 3000. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è anche un motivo così un po' mentale, psicologico. Fare sempre 1500 chiaramente dopo un po' è pesante, soprattutto anche il gestire più turni di gara. I 1500 mondiali hanno avuto un turno di qualificazione delle batterie e poi la finale, il 3000 invece era finale diretta. Quindi tutto sommato abbiamo detto: il mondiale indoor non è l'appuntamento dell'anno, nonostante sia un appuntamento importante, e quindi proviamo a fare qualcosa di diverso, un'esperienza che ci può portare anche a capire dal punto di vista, di nuovo, tornando al punto di vista tecnico, a che punto siamo, come ci siamo allenati quest'inverno. Un 3000 è molto più rappresentativo rispetto a un 1500 di tutto il lavoro che è stato svolto nel periodo invernale. Quindi questo è il motivo per cui sono stati scelti 3000. Detto questo, la gara, come hai detto bene, gara indoor abbastanza complicata, tante curve, pista stretta, tra virgolette, e poi, vabbè, chiaramente una finale diretta fino a poco dal termine, tutti quanti cercano di vincere, e in più c'è stata questa sorpresa
di questa, la World Athletics li chiama Universality Places, ovvero dei posti in azione, chiamiamoli così, per i paesi un po' senza tante risorse economiche, senza tante risorse logistiche, e praticamente è stato scelto di allocare uno di questi Universality Places a un atleta sulla finale diretta di 3000, che però di record personale aveva 9 minuti e 30 e si è trovato a correre con gente che aveva 7 minuti e 40. Quindi io... Quindi 2x3 era in mezzo. Esatto. E io non sto dicendo che gli Universality Places sia un concetto sbagliato, chiaramente è giusto dare la possibilità a tutti gli atleti del mondo di partecipare a un mondiale. Però quello che mi chiedo è, ha senso e soprattutto quanto veramente a quell'atleta poi fa piacere entrare in una finale diretta, perché ricordiamo era una finale diretta, ed essere doppiato 3 volte ed essere lì con che va alla metà della velocità con tutti che lo spingono e cercano di passare ogni volta che lo doppiano. E quindi questo secondo me ha giocato comunque un ruolo abbastanza decisivo, perché nonostante io ovviamente mi assuma delle responsabilità di qualche errore tattico, strategico che ho fatto, mi sono ritrovato a un certo punto concentrato sui miei diretti avversari e senza accorgermene mi sono trovato questo qui davanti che lo stavamo doppiando e mi ci sono schiantato e da quinto che ero sono stato ultimo e ho dovuto di nuovo recuperare perdendo un sacco di energie. Quindi anche da quel punto di vista lì io posso capire uno che fa i 60 o qualche concorso che ha la sua corsia, la sua pedana e fa la sua prestazione per quanto buona o non buona che sia, ma non dà fastidio a nessuno. Sul 3000, sulla finale diretta, è stato un attimo complicato gestire questa persona. Però vabbè, questo era un aneddoto così, un po' anche un mio pensiero che esula un po' dalla mia gara in sé, va un po' in generale a chiedersi se magari ci devono essere delle limitazioni di specialità, anche perché appunto, come ho ricordato all'inizio, come hai ricordato tu, le gare indoor non sono le gare outdoor, quindi anche proprio il doppiare una persona è molto più complicato, perché c'è la curva con la parabolica, poi, no, ecco, quindi questo. No, vabbè, devo dire... Scusa, sì, vai, vai. Devo dire che non è un aneddoto, adesso... Ti dico la verità, Pietro, non mi vergogno, non ho visto la tua gara e quindi non sapevo questo dettaglio. Cioè, sapevo che era stata una gara complicata, però pensavo ci fossero state... sapevo che avevi avuto un problema, ma pensavo con un atleta, mi perdoni questo ragazzo, diciamo, con dei tempi normali, no? Quindi, insomma, quello che hai raccontato invece è estremamente importante, quindi... spiega anche determinate cose, poi magari sarebbe finita allo stesso modo, però insomma... No, certo, però sì, esatto, però anche proprio io mi sento di parlare anche proprio per quanto riguarda, passami il termine, anche se abbastanza forte, la dignità dell'atleta stesso, perché effettivamente certo. Cosa ci guadagna a dover finire la gara quando tutti se ne stanno già andando sotto la doccia e lui è ancora lì che gira, certo, con il pubblico a braccia conserte che lo guarda, non lo so, mi sembra... Sono assolutamente d'accordo con te. D'altra parte non si può neanche dire a un atleta corri in quarta corsia, perché no, sarebbe certo ancora più avvilente, no? Perché sai giustamente cosa? Lui deve cercare... Dovrebbero inventare le bandiere blu anche nell'atletica. Quando arrivano le persone da dietro, il giudice si mette lì e dice fai passare. Sì, però, insomma, si fa prima a non farlo gareggiare, esatto. Che direi che è la cosa più logica. Va bene, dai, comunque, insomma, quindi, insomma, questo sicuramente questo ti ha creato qualche problema. Comunque, insomma, hai perfettamente spiegato la dinamica e la logica della tua stagione invernale, che direi che è andata benissimo comunque a prescindere, quindi non hai niente di cui rammaricare. Senti, invece torniamo un attimo alla stagione scorsa, che è stata direi veramente esaltante con questo straordinario risultato che hai ottenuto ai mondiali di Budapest, perché poi è bello fare i grandi crono, ma farli nella manifestazione più importante dell'anno è ancora più bello, no?
quindi questo straordinario 3:33:11, giusto? Sì, 3:33:11, secondo tempo italiano di sempre, a pochissimi centesimi dallo storico primato italiano di Gianni di Napoli, e quindi hai già tolto uno, e qui a questo punto penso che l'obiettivo, uno degli obiettivi dell'anno, sia togliere anche l'altro, che ha 34 anni di vita, giusto? Esatto. E poi, vabbè, per come sono fatto io, in realtà i primati chiaramente fa piacere farli, ma se mi dovessero chiedere se preferissi avere il record del mondo o l'oro olimpico, chiaramente direi l'oro olimpico. Quindi qua siamo ovviamente abbassandoci un po' ai livelli miei. Se mi dovessero chiedere in questo 2024 preferiresti fare il record italiano o andare in finale a Parigi, direi andare in finale a Parigi. Poi è anche vero che in questa situazione particolare, per andare in finale a Parigi servirà fare il record italiano, quindi questo diciamo che agevola la mia scelta. E basta, quindi detto questo, vabbè, è stato in realtà quel crono è stato un po' agrodolce, perché fortunatamente è stato standard di partecipazione per partecipare quest'anno alle Olimpiadi, ma non mi ha permesso comunque di andare in finale, quindi sul momento diciamo che sì, ho visto che avevo fatto il personale, ho visto che avevo fatto il minimo olimpico, però proprio a caldo non sono stato soddisfatto. Poi chiaramente a freddo ho detto vabbè, ma cioè, hai fatto il record personale, cosa potevi fare di più? Bravi gli altri che sono andati più forte. Beh, bravi gli altri, anche perché ricordiamo che i 1500, cioè gli 800, insomma sia gli 800 che i 1500 sono specialità veramente molto 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 complicate, cioè nel senso che se nei 5.000-10.000, insomma, diciamo dominano gli atleti africani, vabbè, a parte Ingebrigtsen nei 5.000, no? Però nei 1.500, negli 800, c'è veramente una grandissima partecipazione anche di atleti europei. Per cui anche gli europei di Roma, che credo forse, non lo so, siano forse il tuo obiettivo primario oppure no, insomma, quest'anno. A pari merito. A pari comunque, meglio, dire che un'Olimpiade non è il mio obiettivo primario sarebbe mentire, spudoratamente. Certo. Però insomma, come io ho sentito una tua intervista di qualche giorno fa, un tuo intervento, credo per un video promozionale sugli europei, insomma, hai ricordato il titolo di Francesco Arese, che non è tuo parente ma è tuo omonimo come cognome, a Helsinki nel 1971, proprio nel 1005. Insomma, hai detto, beh, certo, sarebbe bello, anche se oggettivamente è complicato, no? Pensare di poter... no, basta pensare a un certo Ingebrigtsen. Quando pensi a Ingebrigtsen, esatto, già pensi che tutto sia complicato. Beh, però, adesso, oltre Ingebrigtsen, scusa se interrompo, ma c'è anche Niels Laros, che è questo ragazzino olandese che sta facendo delle cose incredibili, meglio di Ingebrigtsen alla sua età. Quindi... Certo. Diciamo che le medaglie si stanno esaurendo. Sì, si stanno esaurendo, ma senza nulla togliere alle tue possibilità, diventa veramente complicato anche andare in finale agli europei. Sì, è la verità. Cioè, non è scontato, anche facendo 3:33, non è scontato andare in finale neanche agli europei. Assolutamente. Quindi, basti pensare che ai mondiali, sia l'anno scorso, sia 2 anni fa, e... non vorrei dire cose che non so, ma probabilmente anche alle Olimpiadi, quindi 3 anni di fila, circa i 2/3 dei partecipanti alla finale erano europei, finale olimpica e finale mondiale. Certo. Quindi hai detto una cosa proprio super, super vera. Non è scontato per niente andare in finale. E tra l'altro, una cosa che secondo me alza ulteriormente l'asticella è che non sono in questi 3 anni i vari europei che sono andati nelle varie finali globali non sono mai stati gli stessi, quindi significa che potenzialmente in realtà ci sono tantissime persone che valgono una finale olimpica o mondiale, esatto, e a maggior ragione una finale europea. Eh sì, e tra altre cose, insomma, hai anche
un'ottima concorrenza in Italia, appunto, perché insomma sia Osama che Federico insomma sono comunque atleti molto pericolosi, quindi insomma se ve la giocherete molto. Poi bisogna anche essere fortunati, no? Diciamoci la verità, perché già solo finire nella terza semifinale è un vantaggio, diciamoci. In realtà non più, perché sono cambiate le regole. Ah, è vero, hai ragione, sono cambiate le regole, giusto? Sono cambiate le regole, per cui comunque valgono, ricordamele. Cioè, scusa, allora, in sostanza è molto semplice, hanno tolto i tempi di ripescaggio, quindi giusto. Se ci sono 3 semifinali più la finale a 12, semplicemente vanno in finale i primi 4 di ogni semifinale e finisce lì il discorso. Ok, quindi giusto. Quindi non valgono più, dall'anno scorso è cambiato, giusto? Sì, esatto, dai mondiali di Budapest. Esatto, sì, difatti mi ricordo che la Sintea Vissà era stata esclusa dalle batterie, era stata eliminata in batteria pur avendo fatto il 6° tempo globale, esatto. Perché era arrivata 3ª, sì, è vero. Quindi questo discorso non c'è più, direi, per certi versi è anche più giusto, per certi magari no, però insomma si deve arrivare... A questo punto sono 3 semifinali, quindi... Io 3 o 2, non lo so. Probabilmente saranno 3, però non è detto. Per esempio, agli europei di Monaco di 2 anni fa erano solamente 2. Ok, certo. Senti, comunque, chiaramente e comunque in ogni caso la condotta tattica conta tantissimo, giusto? Sì. Come hai detto tu, gli 800, i 1500 sono discipline che, avendo tantissima concorrenza, devono essere interpretati in modo impeccabile, anche perché sono comunque discipline tutto sommato corte, perché durano 1 minuto e 40 rotti e 3 minuti e 30 rotti, che comunque è oggettivamente poco, quindi bisogna interpretarle molto bene dal punto di vista tattico, cercare di spendere il minor numero di energie, e poi quando si è lì in tanti, ovviamente anche la dose fortuna aiuta, perché sai, se ti trovi quello che ti chiude, quello su cui ti schianti perché sta andando più piano o cose di questo tipo, lì non ci si può fare tanto, però è anche il bello di queste gare, perché si crea una sorta di mix in cui la tua prestazione non dipende soltanto da te, ma dipende anche da chi ti circonda, perché anche in base a cosa fanno gli altri tu riesci o non riesci a ottenere un determinato risultato. E questo secondo me è molto bello, perché rende tutte le gare molto più aperte. Chiaro. Senti, come sta andando? Tu adesso, siccome so che questa settimana c'è un raduno a Tirrenia, tu vai, non vai? No, io non vado, che altro perché, vabbè, in questo momento sono impegnato a livello universitario e siccome poi andrò in raduno a maggio, farò un periodo di altura e perderò già lezioni lì, ho deciso... Purtroppo, perché comunque a me piace fare i raduni, una cosa, ecco, così, giusto per... Mi piace sempre ricordare che, nonostante ci sia competizione fra di noi, c'è durante la gara. Poi, durante i raduni o durante la vita normale, abbiamo tutti un ottimo rapporto. Cioè, è una sana competizione e questo, secondo me, è stato il motore che ha generato tutti questi buoni risultati. E quindi, vabbè, no. Per tornare al punto, mi avrebbe fatto molto piacere, però ho deciso di non partecipare. Certo, sì, no, questa ci tengo a dire che una delle prime cose che mi ha detto Sam Merzlek quando l'ho intervistato, beh, lui vive peraltro in Inghilterra, però mi ha detto che proprio lui è contentissimo quando vince lui, quando ottiene i risultati, ma anche quando, insomma, c'è un ottimo rapporto tra di voi, insomma, tra voi tre, insomma, poi anche con gli altri ragazzi sicuramente magari più,
più giovani, si fa per dire, però insomma con tutti, cioè, c'è un bellissimo ambiente, questo è sicuro. Tu ricordo, perché mi piace sempre ricordare gli impegni scolastici, insomma, diciamo universitari degli atleti, tu fai ingegneria, giusto? Ingegneria. Esatto, invece ingegneria ambientale. Ambientale, ok. A Varese, giusto? Tu vivi sempre a Varese, esatto. No? Esatto, sì. Ma tu vivi a Varese o vicino Varese? No, Varese, proprio all'interno del campus universitario. Ah, ok. E in questi anni di, appunto, dato che sono a tutti gli effetti un fuorisede, e sono nel collegio universitario. Ah, ok, quindi bellissimo. Sono a Varese, vicinissimo all'università. Ok, no, te lo chiedo perché al di là del mio cognome, io sono nato a Varese, ho vissuto a Varese qualche anno, quindi un po' lo conosco, e quindi te lo chiedevo per quello. Senti, quindi tutto va molto bene, la preparazione continua, andrai in ritiro a maggio, dove hai detto, perdonami, non ho A capito. San Moritz. A St. Moritz, ah, St. Moritz, Sì. classico, dove magari incontrerai Inge Britz, credo, no? Esatto. E vabbè, insomma, e non solo lui, perché è un punto dove si Sì, ritrova tutto il mondo va lì in sostanza, quindi. tutto il mondo del mezzo fondo, specialmente Sì. va lì. Senti, avete già programmato un debutto oppure ancora no? Ma sì, ma un debutto aperto, diciamo, nel senso che comunque, vabbè, il tentativo è sempre quello di entrare nei meeting di Diamond League, che sono i migliori al mondo, però ovviamente io non mi chiamo Jakob Ingebrigtsen o Josh Kerr o, non lo so, Jake Whiteman, e quindi non mi accettano 2 mesi prima senza batter ciglio. Ci sono delle liste d'attesa, delle cose di questo genere. Quindi adesso sto cercando appunto di entrare nelle prime tappe di Marrakech, di Oslo. Nel caso non ci dovessi riuscire, comunque esordirò verso fine maggio, diciamo l'ultima settimana di maggio, ecco, per essere sicuri di non dire Ok. cavolate. Senti, non te lo chiedo, cioè l'hai già detto, insomma, probabilmente il tuo obiettivo primario, cioè quello a cui tieni forse più di tutto è la finale delle Olimpiadi, giusto? Sì, però appunto a pari merito anche arrivare a medaglia a Roma non sarebbe male, ecco, dopo il quarto posto degli europei dell'anno di 2 anni fa, a scalare un gradino mi farebbe molto piacere, soprattutto allo Stadio Olimpico. È chiaro. Senti, non mi ricordo, perdonami, a Tokyo, non mi ricordo bene a Tokyo se c'eri, com'era andata. No, io non c'ero a Non Tokyo. c'eri, difatti, non me lo ricordo perché non c'eri, infatti. Esatto. Difatti, mi No, ricordo di te abbiamo parlato. da. No, no, difatti, mi ricordo di te da. A Eugene c'eri invece, giusto? No, a Eugenia nemmeno, Neanche perché ho a Eugene. Ne saltato. azzecco una. No, vabbè, ma non ti preoccupare, è normale. Poi nell'atletica siamo tanti, quindi è anche difficile ricordarsi chi ha fatto cosa. E comunque no, a Eugene invece, nonostante fossi qualificato, avevo deciso di rinunciare perché, essendo letteralmente dall'altra parte del mondo, sarebbe stato complicato gestire due appuntamenti così ravvicinati, come appunto il mondiale e poi l'europeo ad agosto, ed essere performante in entrambi gli appuntamenti. Quindi abbiamo deciso di non andare a Eugene per andare molto forte a Monaco, e per il 2022 è stato così, nel senso che in finale ho fatto più di 2 secondi di personale, quindi siamo riusciti nell'intento. Infatti, io mi ricordavo gli europei, no? Quindi ho detto, è andato talmente bene agli europei, sono andato anche ai mondiali. Invece no, diciamo, possiamo dire, la tua grande esplosione agonistica è stata sicuramente la finale degli europei di Monaco nel 2022, a cui poi hai seguito, insomma, credo ti abbia fatto piacere anche il titolo europeo agli Eurocross, una staffetta mista, 4x1500, Assolutamente. anche perché a casa tua, quindi... Esatto, nel parco della Mandria. Esatto, e poi volevo anche citare quella, io
io almeno questo ricordo di questa bellissima vittoria, non so poi se forse ce n'è stata anche un'altra nel Continental Tour di Bijots l'anno scorso, che è stata veramente una bellissima gara. E poi hai vinto qualche altra gara di Continental l'anno scorso oppure? Secondo me no, sono arrivato terzo, okay, in un silver una settimana prima di Bydgoszcz, anche perché in realtà tutto sommato i meeting che faccio non sono moltissimi, cerco sempre di centellinare un po' le gare per allenarmi al meglio e poi performare anche al meglio durante i campionati maggiori come europei, mondiali, così. E quindi, vabbè, mi è capitato ovviamente gli scorsi anni di vincere dei bronze, sì. Mi pare avessi vinto nel 2022 proprio un Continental Tour bronze. E poi vabbè, avevo gareggiato a Bellinzona a settembre e lì era una gara in cui potevo giocarmi la vittoria, però dopo i mondiali mi è calata un po' la forma, così. Beh, è andata come andata. Comunque ho tirato su un risultato decente, ho corso di nuovo 3:35, che schifo non, secondo me non fa, poi ovvio che non è ai miei migliori. Non è stato il mio miglior risultato dell'anno, però insomma l'ho portata a casa. Beh, io però ho questo ricordo della gara di Bijots, veramente quella gara lì personalmente mi è piaciuta proprio tanto, credo anche a te ovviamente. Sì, è stata, in realtà è stata una delle migliori gare che abbia mai fatto, anche Infatti. perché a un certo punto ho proprio preso in mano la gara a 300 metri Infatti. alla fine. Sono sempre stato in controllo, sono riuscito a sprintare nonostante già i ritmi molto elevati dall'inizio, proprio come ricordi miei, come sensazioni durante la gara. E sì, è stata una delle migliori gare della mia vita, per dirti. Tra Sì, l'altro, hai fatto il personale, che poi hai esatto. superato Budapest, ma hai fatto il personale, certo. Esatto. Infatti, però, se ti dovessi dire come sensazioni tue, come appagamento, eccetera, quasi quasi è stata meglio la gara di Bydgoszcz rispetto alla semifinale dei mondiali, anche perché, vabbè, chiaramente ai mondiali avevo già corso la batteria il giorno prima, 3:34, quindi un po' di fatica cominciava a farsi sentire, poi sono comunque riuscito ad andare bene, ma lì a Bydgoszcz ero fresco e quindi chiaramente anche le sensazioni erano migliori. E certo, il problema è che bisogna andare a fare le batterie ai mondiali, alle Olimpiadi e già fare 3:34, insomma, cioè, non è proprio una Non è passeggiata, semplicissimo, no. non è proprio semplicissimo. Senti, Pietro, ti ringrazio tantissimo. Un'ultimissima domanda. Sì. Il ricordo più bello della tua carriera fino adesso, la gara che ti è piaciuta di più, che più ti Ottima ha domanda. emozionato? Allora, potrei raccontarti un ricordo proprio particolare, uno generale. Ricordo particolare è stato il mio primo titolo italiano di categoria a Jesolo 2016 nei 2000 Siepi. È stata una, come dire, una gara, una vittoria abbastanza inaspettata. Arrivavo lì col settimo tempo, tra l'altro a 6 secondi dal capolista stagionale, quindi neanche proprio così vicino. È stata una gara che ho condotto in testa praticamente dall'inizio alla fine. Poi gli ultimi 200 metri mi hanno sorpassato e l'ultimo rettilineo sono riuscito di nuovo a superare il mio avversario Luca Zanetti e lì ho corso il personale e ho vinto il mio primo titolo e quando mi sono reso conto che avrei vinto a 5 metri dalla linea d'arrivo è come se si fosse bloccato il tempo e mi fossero venuti in mente tutti i ricordi dei miei allenamenti, delle gare che ho fatto prima. È stato veramente un momento magico con delle emozioni davvero, davvero forti che raramente ho provato nella mia vita. E quindi poi, vabbè, mi sono messo a piangere, ho pianto per 2 ore. È stato proprio qualcosa di così, talmente fuori dall'ordinario per l'epoca che sì, quello è stato. 2016 titolo italiano allievi o no, allievi Allievi under giusto? 18, Allievi. sì. Certo.
Invece per quanto riguarda appunto quello un po' più generico, questo è un po' strano, nel senso che è stato il mio primo mondiale, il mondiale Under 20 nel 2018, l'estate della maturità. Quindi io, fatta la maturità, sono partito, sono andato ai mondiali, abbiamo fatto qualche giorno di raduno prima di partire, erano in Finlandia, a Tampere, quindi prima di partire siamo andati in Trentino a fare qualche giorno di raduno, poi siamo partiti da lì direttamente, siamo andati in Finlandia. Io ho gareggiato la prima mattina, ho fatto le batterie dei 1500, non le ho passate, e ho fatto 6 giorni di vacanza. E proprio in generale quello è stato un periodo il più spensierato della mia vita, bellissimo, perché appunto finita la scuola, pensieri nulli, contesto clamoroso del mondiale, comunque nonostante fosse di categoria è stato il mio primo mondiale, e poi è stata una trasferta che è durata tantissimo, perché siamo partiti, siamo andati al raduno, poi siamo andati là, quindi sono stato via 2 settimane a fare lo sport che amo con dei ragazzi con cui mi trovo benissimo, lo spirito di squadra che c'è ora è qualcosa che si è creato già dalle giovanili, quindi nonostante appunto la gara in sé sia andata male, non lo so, ho proprio dei ricordi bellissimi di quella trasferta. Guarda, questa qua è una testimonianza veramente bella, perché cioè, la prima volta che sento qualcuno che mi dice che uno dei due ricordi più belli della sua carriera, e ne hai di belli, benché la tua carriera sia ancora all'inizio, quasi all'inizio, uno dei tuoi più bei ricordi è quando sei stato eliminato, e fa veramente sorridere. Senti Pietro, ti ringrazio veramente tanto, è sempre un piacere, e poi quando ci sono delle persone che quando si intervistano, ce ne sono poche, le interviste durano all'infinito e ci avrebbero ancora 1000 cose da dire, ma vabbè, ce le diremo. Vabbè, e quando vuoi, disponibile. Assolutamente, ma poi ci sentiremo anche, ti voglio sentire anche per un'altra cosa, ma vabbè, che non c'entra niente. No, mi ha fatto piacere che hai ricordato, perché te lo volevo ricordare io, poi però mi sarei dimenticato, che comunque tu hai anche un'esperienza da siepista. L'ultima tua gara, hai fatto anche dei 3.000 siepi, l'ultima tua gara mi sembra nel 2020, l'anno della pandemia, però insomma non credevo, invece l'ho scoperto prima guardando tutti i risultati. Sì, sì, sì. E poi vabbè, l'ho abbandonata perché i 1.500 hanno dato i risultati migliori, nonostante il mio allenatore Silvano Danzi, lui è molto appassionato delle siepi, quindi ha sempre cercato un po' di farmi fare entrambe le cose, comunque... a livello anche giovanile nel 2021, agli inizi del 2022, i miei risultati sui 1.500 li ho fatti. Ho dovuto arrivare quarto agli europei con 3.35. Quel giorno lui mi ha detto: tu sei un 1.500ista. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta a convincerlo. Va bene, Pietro, grazie veramente tanto, ci vediamo presto, in bocca al lupo per tutto, grazie a te, anche grazie per gli studi. Grazie. Grazie. Sicuramente sarai uno studente modello. Ciao, grazie ancora. Ciao, buona serata, ciao ciao. Un abbraccio, ciao ciao. Perfetto, anche per questa sera abbiamo finito, ci vediamo alla prossima, come al solito, buona atletica a tutti.